De Pizzo il voto, scusate. Vai, vai Mario. Allora, guarda, sta finendo la seconda chiama, che è importante perché Italia Viva non ha risposto alla prima chiama, e allora c'è una stima potenziale, facendo il conto di chi ha già votato, Bravini, più le astensioni di Italia Viva, Ginetti, di 153 sì, però chiaramente conserviamo Mario, un margine 153 di errore, alla astenuta. Ma è ancora una stima, è una stima che stiamo facendo qui, confrontandoci con gli altri colleghi, Francesco, quindi astenuto. Chiaramente a tutti i crismi, sì, allora, ma adesso, fattibilità umana. Stai tranquillo, ci mancherebbe altro, abbiamo fatto solo una battuta all'inizio. No, allora 153, spieghiamolo sempre ai nostri telespettatori, alla potrebbe prima chiama. Potrebbe finire con 153... Ecco, questo nella dinamica... No, non alla prima chiama, dovrebbe finire così, con 153 sì. Beh, allora cambiano le cose, perché se... anche con la seconda chiama e finisce con 153, le cose non sono proprio, diciamo, tranquille per Conte, perché 153 è soltanto considerando 153, che 154, vediamo, insomma. Ma considerando che ci sono due di Forza Italia e considerando che ci sono anche i senatori a vita, vuol dire che c'è qualche ulteriore smottamento però, all'interno della maggioranza. Sì, sì, poi Antonio Tajani poi ha precisato che chi ha votato sì alla fiducia sì, a questo detto. Momento è fuori da Forza Italia. Sentiamo la Presidente Casellati. Sì. Se abbiamo votato tutti, l'abbiamo già fatto. Dichiaro chiusa la votazione. E invito... No? Ciampolillo.